messa a punto sulle problematiche del creditamento, poi probabilmente in discussione avremo modo di affrontare qualche problema relativo a questo punto. Cederei quindi la parola alla dottoressa Filocamo del Gaslini di Genova, che ci parlerà di uno degli aspetti molto importanti delle biobanche, sono le peculiarità delle biobanche genetiche. Grazie per l'invito. Allora, il mio argomento è molto più specifico e parte anche da un'esperienza personale. Riprendo il concetto già molte volte ripreso dai colleghi in precedenza, comunque per ricordare qual è il significato di una biobanca, qual è la definizione, e non ripeto qual è la definizione perché è stata a lungo riportata. Invece vorrei aggiungere la peculiarità delle biobanche genetiche, che è quella precisa di avere sempre dei dati del paziente legati al campione, quindi che siano dati personali, clinici e genetici, perché una biobanca genetica ha un senso solo se ha dei dati legati. Per quanto riguarda le priorità delle biobanche, qual è lo scopo? È quello di centralizzare le collezioni dei campioni di pazienti con malattie rare, a volte veramente molto rare, in modo da offrire un servizio sia ai ricercatori, perché le biobanche di fatto rappresentano dei modelli in vitro per gli studi, per gli specifici progetti, e anche per facilitare la comunicazione e la condivisione di esperienze tra gruppi mondiali. Inoltre ha un'altra caratteristica la biobanca genetica, cioè che è quella di servire, di offrire un servizio alle famiglie. In che senso? Perché la biobanca genetica permette, conservando del materiale di pazienti molto spesso che sono già deceduti, permette di rivalutare delle diagnosi, di fare delle diagnosi retrospettive su base di conoscenze più recenti, e anche di offrire un consiglio genetico alle famiglie quando, ad esempio, il paziente è già deceduto e si può utilizzare del materiale conservato in una biobanca per fare degli esami più approfonditi. Per quanto riguarda la tipologia dei campioni, abbiamo già sentito quali sono i campioni che possono essere conservati all'interno di una biobanca, che sono quei campioni umani che ovviamente, come ha detto la collega in precedente, non hanno delle regolamentazioni precise. Cioè, da questo dobbiamo escludere i campioni che hanno, per esempio, gli organi e i tessuti che sono destinati al trapianto, il sangue per trasfusione, embrioni, sperma, ovociti conservati per la procreazione assistita e così via. Per quanto riguarda la provenienza dei campioni, da dove provengono quindi i campioni che ci sono in una biobanca genetica? Da pazienti con famiglie con malattie genetiche, da gruppi di popolazione in cui si sa che c'è un'alta percentuale, popolazione a rischio di malattie genetiche, da popolazioni in cui si vogliono identificare dei geni di suscettibilità, cioè quindi praticamente delle popolazioni in cui c'è una ridotta variabilità interindividuale, da gruppi di popolazione che possono essere sottoposte a studi di farmacogenetica o farmacogenomica, da gruppi di popolazione in cui si possono fare degli studi epidemiologici, oppure si possono anche raccogliere delle popolazioni di controllo. Quindi le applicazioni di una biobanca genetica nel campo della ricerca biomedica sono molteplici, perché si passa dall'identificazione di nuovi geni, allo studio in vitro di meccanismi patogenetici, all'identificazione di geni di suscettibilità, epidemiologici, studi di farmacogenetica e di farmacogenomica, e per la messa a punto anche di nuove terapie e così via. Quindi, chi possono essere i beneficiari di questo tipo di attività, di questo servizio? Ovviamente le biobanche genetiche hanno un ruolo molto importante per la ricerca e dei cui risultati, perché chiaramente ne può beneficiare l'intera comunità, a partire dal ricercatore che chiede l'uso fino ovviamente alle famiglie che ne beneficiano.
di questo concetto di dei benefici che devono ricadere, che devono essere per tutta l'umanità, si parla in diversi documenti europei e internazionali, a partire ad esempio dalla Dichiarazione Universale del Genoma Umano e dei Diritti dei Umani, in cui appunto si precisa il concetto che i benefici di una ricerca devono essere per l'intera comunità, concetto che viene ripreso anche dal Comitato Etico della Human Genome Organization, che appunto raccomanda che i benefici di una ricerca non siano per il singolo, ma vengano estesi all'intera comunità. Per cui, volendo adesso andare un pochino più nel dettaglio e dare una definizione un pochino più completa di una biobanca genetica, la possiamo definire come un'unità non profit che ha il compito di acquisire, validare, processare, conservare, gestire e distribuire campioni biologici di origine umana a chi servono, che possono essere dalle famiglie ai ricercatori. E quindi con questo tipo di attività la biobanca genetica permette delle ricerche che possono essere ricerche di base, traslazionale, epidemiologiche, qualsiasi tipo di ricerca, che comunque è sempre indirizzata a migliorare le condizioni di salute umana. Quindi, come possiamo immaginare noi una biobanca genetica? In genere, una biobanca, io parlo di genetica perché è la mia esperienza, è come un continuo flusso di campioni che entrano ed escono. Quindi, una cosa di questo tipo non può essere lasciata al caso. E in particolare, se noi vogliamo assicurare che i risultati della ricerca che vengono fatti sui campioni conservati in una biobanca siano veramente affidabili, allora dobbiamo tenere conto della qualità, dobbiamo assicurare la qualità. E per qualità si intende non solo la qualità dei campioni, dell'annotazione dei dati per cui viene richiesto un apposito database, ma anche la qualità di tutti i processi della biobanca, tutti i vari processamenti, per cui è obbligatorio avere la registrazione di tutti i processi di una biobanca e anche delle SOPs. L'ingresso e l'uscita dei campioni di una biobanca devono essere assolutamente regolati, non possono essere lasciati al caso. La biobanca ha il dovere, visto che deve distribuire dei campioni, ha il dovere di avere un proprio website, un sito online, perché deve mettere a disposizione il catalogo ai ricercatori. Però allo stesso tempo deve assicurare la salvaguardia della privacy e i diritti di chi ha donato, per cui bisogna proteggere i dati di questi campioni, sia i campioni stessi, sia da un uso scorretto che possa essere fatto da chi lo richiede, ma anche nello stesso tempo deve proteggere la confidenzialità. E siccome la banca ha anche il dovere di recuperare i dati prodotti sui campioni che vengono utilizzati nei progetti di ricerca, allo stesso tempo deve essere in grado di tracciare, cioè sapere quei dati che recupera dal progetto di ricerca a chi appartengono, in modo che chi ha donato possa avere il beneficio di questo risultato. E è quello che abbiamo detto prima, la biobanca non si può permettere di andare in vacanza e deve garantire sempre un'operatività. Per cui la biobanca si trova a dover affrontare una serie di problemi sia di ordine organizzativo e logistico che anche una serie di problemi etici e legali. E siccome, come è stato detto, non lo ripeto, mancano delle normative ben precise, una biobanca si deve autoregolare, deve porsi delle regole, deve seguire delle proprie linee guida se non ci sono, in modo da operare seguendo degli standard veramente alti sia per quanto riguarda la qualità che l'etica. In effetti, proprio da questa esigenza era nato nel 2002 un gruppo di lavoro all'interno, a cui è stato già fatto riferimento, all'interno della SIGU e di Teleton, per cui si era costituito questo gruppo proprio con l'intento di, sulla propria esperienza, di formulare delle linee guida.
che sono queste che sono state riviste da un gruppo di lavoro costituito da legali, da bioeticisti, da ricercatori. E questo gruppo di lavoro, che era coordinato dalla dottoressa Dagna Bricarelli, dalla dottoressa Baldo, da me e da Lucia Monaco del Teleton, e che erano state pubblicate assieme alla rivista Analysis nel 2002. Da questo, sempre più o meno lo stesso gruppo, in cui ci siamo sempre io e la dottoressa Dagna, lo scorso anno ha formulato i criteri per una certificazione delle strutture di genetica. All'interno di queste, in particolare, c'è proprio una parte che è dedicata alla certificazione delle biobanche. Queste praticamente sono i criteri schematizzati, questi criteri si occupano dei requisiti generali, di quelli della sicurezza, del consenso informato, che siamo andati troppo veloci, e poi anche si occupa di come devono essere gestiti i campioni sia in entrata che in uscita. Quindi, aspettando queste linee guida, abbiamo visto quali sono però i punti importanti di una biobanca, e cioè quali sono i requisiti strutturali. Cioè, la biobanca deve nascere in una struttura che possa garantire la sostenibilità e il funzionamento anche dal punto di vista finanziario, perché una biobanca costa tantissimo. Deve avere dei locali appositi, ben equipaggiati, deve avere del personale altamente qualificato, ci deve essere un direttore che si assume le responsabilità, ci devono essere diverse figure, diverse expertise in una biobanca, ci deve essere del personale amministrativo, perché c'è da gestire il database locale e il sito web, e deve essere collocata possibilmente presso dei laboratori specializzati, come possono essere quelli di genetica medica. Perché questo, mi chiederete voi? Perché abbiamo visto che il valore di una biobanca proprio è basato esclusivamente sulla qualità dei campioni, e questo quindi richiede competenze diverse e specifiche. Perché? Perché bisogna, come abbiamo detto prima, avere l'esperienza sia di tutti i processamenti che avvengono in una biobanca, a partire dal prelievo fino all'uso del campione, e la banca deve garantire che il campione che dà sia effettivamente quello, che non abbia perso le caratteristiche dal momento del prelievo fino al momento in cui viene distribuito. Quindi deve tracciare tutti gli eventi e deve anche eseguire dei controlli di qualità, e allo stesso tempo deve essere responsabile del tipo di campione che dà, cioè proprio della qualità anche della diagnosi. Quando viene chiesto per uno specifico progetto una determinata collezione di pazienti, la biobanca deve essere in grado di garantire che effettivamente il ricercatore avrà quella specifica malattia su cui lavorare, e cioè deve sapere se non altro da chi è stata fatta la diagnosi. Cioè deve rendere conto anche di questo quando distribuisce i campioni, o anche ad esempio deve essere sicuro delle origini dei pazienti, dei campioni, quando vengono chiesti delle collezioni per uno studio epidemiologico. Per cui la biobanca deve gestire un sacco di dati, che vanno dai dati personali, da alberi genealogici, clinici, risultati di indagini strumentali, dati genetici. E siccome da tutto l'insieme di questi dati può venire fuori la costituzione dell'individuo e della sua famiglia, il direttore di una biobanca e lo staff deve essere in grado di assicurare sia la privacy e sia la conservazione dei dati a lungo termine. Per cui chi ha una biobanca deve mettere in pratica dei meccanismi al momento della registrazione, della computerizzazione dei dati, in modo da garantire che la condivisione dei dati che servono per ricerca sia fatto in una maniera con un minimo rischio, nel rispetto ovviamente della privacy del paziente. Per quanto riguarda la registrazione del campione, ovviamente ci sono i vari Le dovrei chiedere di accelerare. Eh?
Sì, vado veloce. Adesso andiamo avanti, questi li conosciamo. La biobanca deve praticamente consentire che il campione sia identificabile, perché lo deve rintracciare in modo da poter restituire i risultati al paziente. La registrazione può essere in formato cartaceo, però i dati devono essere assolutamente sensibili, tenuti separati da quelli dei dati codificati. Il formato elettronico dovrebbe avere una doppia chiave di accesso, il database locale, però è obbligatorio, in modo che questo database locale produca le pagine online che vengono a disposizione di tutti, della comunità. Per quanto riguarda gli aspetti etici e legali, penso che ne sentiremo parlare in seguito. Comunque la biobanca ha il dovere di proteggere la privacy per evitare discriminazioni, come è stato sempre, da sempre, raccomandato in diversi documenti. E noi abbiamo la legge della privacy, ne sentiremo sicuramente parlare. E per quanto riguarda l'informazione che deve essere data, la biobanca ha il dovere di informare molto bene il donatore di tutti i processamenti, deve prendere un consenso informato scritto dal campionamento fino che comprende tutti i passaggi di una biobanca, e deve garantire con questo consenso scritto che il campione venga usato secondo dei criteri, insomma, dei buoni criteri, che ci sia la possibilità di conservarlo per un lungo tempo e che abbia anche la possibilità questo il paziente di ritirare il consenso. Molto velocemente, se c'è tempo, se non mi fermo, proprio due parole sul fatto dei servizi che di distribuzione e di conservazione sono tutti regolati da modulistica, che ormai andiamo molto veloci. E praticamente tutto deve essere scritto, tutti i moduli sono scritti e firmati, e la distribuzione deve avvenire solo su richiesta con descrizione precisa del progetto, c'è l'obbligo da parte di una biobanca di mantenere sempre l'ultima aliquota per il paziente, non può dare via tutto il materiale. Andando ancora avanti molto velocemente, l'esperienza nostra risale al 1976, quando è stata messa sulla biobanca, il primo database nell'81, nel 93 il primo finanziamento Telethon, nel 97 il catalogo online e il web. I campioni che noi abbiamo sono oltre 5.000, non campioni, pazienti, per più di 200 differenti difetti. Abbiamo distribuito oltre migliaia proprio di cellule intorno al mondo, e questo hanno permesso diversi tipi di ricerche, da studi di correlazione genotipo-fenotipo, messa a punto di metodi, studi funzionali, terapia in vitro e identificazione di nuovi geni, con oltre 100 lavori in cui la banca viene riconosciuta come servizio. Al momento la biobanca, la nostra, è parte di questo primo coordinamento di biobanche italiane voluto da Telethon, che ha un progetto che dura 5 anni. Noi siamo coordinatori di queste 7 biobanche, che sono dislocate Genova, Milano, Siena e Padova. E sono banche veramente molto consolidate, perché la prima, quella di cui sono responsabile, del 76, però anche le altre sono degli anni 80, e sicuramente sono collezioni molto vecchie. Contiene questo network oltre 28.000 campioni per 450 differenti difetti genetici, e con queste patologie che sono maggiormente rappresentate, e praticamente organizzato con un body decisionale, che è il Network Board, che comunque si avvale di un Advisory Board e dalla Fondazione Telethon, che controlla attraverso un comitato scientifico, e noi abbiamo anche messo giù uno statuto che raccoglie tutti i nostri agreement, insomma. E per finire, il network, praticamente le biobanche sono localizzate dove sono nate, però siamo tutti uniti da database che aggregano i dati in maniera anonima per essere pubblicati sul web. Vi ringrazio, e ringrazio chi sostiene la banca, chi lavora, e la dottoressa Dagno, con cui ho sempre collaborato. Grazie. Inviterei i prossimi
relatori a mantenere i tempi, perché io credo sia importante anche lasciare un minimo alla discussione, perché ci sono sicuramente diversi aspetti che meritano qualche commento, al di là di quello che sono le relazioni, ci sono dei punti chiavi che andranno discussi. La prossima relazione sul ruolo delle biobanche nelle istituzioni di ricerca e nella medicina personalizzata sarà condivisa fra la dottoressa Cappelletti dell'Istituto Tumori di Milano e la dottoressa Pistillo dell'Humanitas, sempre di Milano. Buongiorno a tutti. Allora, io vi parlerò del ruolo delle biobanche nelle istituzioni di ricerca e soprattutto per quanto riguarda le biobanche nel settore oncologico. Per molti aspetti la mia presentazione riprenderà molte delle cose già sollevate dalla collega precedentemente, per cui cercherò di essere un pochettino più rapida e la collega dopo di me invece parlerà più degli aspetti organizzativi. Quindi io inizio un pochino con gli aspetti che sono più alla base della filosofia di una biobanca. Allora, nel settore oncologico sicuramente c'è una grandissima priorità per quanto riguarda quello di un rapido trasferimento dei dati della ricerca al letto del paziente. Questo nell'idea di riuscire ad ottenere il più possibile una personalizzazione nel trattamento del paziente stesso. In questo tentativo di sviluppo della medicina individualizzata e personalizzata è sicuramente necessario avere a disposizione un grande numero di campioni biologici che serviranno per innanzitutto identificazione di biomarcatori, ossia di quelli che saranno i bersagli specifici delle cellule tumorali, bersagli sui quali poi i ricercatori tenteranno di sviluppare dei farmaci, bersagli che serviranno anche per strategie diagnostiche e che in generale serviranno per accelerare tutto quello che è la medicina molecolare e anche per, non dimentichiamo, cercare di allargare l'uso di farmaci che già conosciamo, cercando nuovi bersagli specifici per questi farmaci. È chiaro che in parallelo a questo sviluppo della medicina personalizzata è cresciuto rapidamente la necessità di avere un elevato numero di campioni biologici, e l'elevato numero di campioni biologici è anche strettamente legato al fatto che al momento attuale, in questa era così post-genomica, sono tantissime le caratterizzazioni molecolari che si possono fare su dei campioni biologici. Caratterizzazioni molecolari che vanno da, per esempio, genotipizzazioni a livello di polimorfismi di singoli nucleotidi che si fanno su campioni generalmente di leucociti isolati da sangue periferico, piuttosto che caratterizzazioni del profilo proteico di tutte le proteine del siero e questo soprattutto riguarda la nostra banca, caratterizzazioni su tessuti di tumori primitivi e non, che vanno dalla valutazione del profilo di espressione genica fino alla valutazione del profilo proteomico del tessuto. Perciò sempre di più, e continuo a ribadire il concetto, serve un elevato numero di campioni tumorali per le caratterizzazioni molecolari, da cui è chiaro che è stato necessario pensare allo sviluppo di una banca tessuti. Lo sviluppo di una banca tessuti per consentire l'individuazione di pazienti che fossero omogenei per determinati bersagli molecolari predefiniti dai ricercatori e dai clinici, offrendo in questo modo la possibilità di disegnare dei trial clinici con stratificazione di pazienti. Perciò, secondo questo nuovo paradigma della medicina personalizzata, la biobanca viene proprio a costituire il punto, un'infrastruttura centrale per quanto riguarda la ricerca traslazionale, quindi per quanto riguarda il rapido trasferimento dei dati molecolari della ricerca alla diagnosi e alla terapia. Ma non solo, la biobanca è anche un nodo centrale per quanto riguarda anche il trasferimento tecnologico. Infatti
attraverso i tessuti conservati nella biobanca è possibile sviluppare i biomarcatori ed è possibile anche sviluppare nuove soluzioni tecnologiche che hanno un alto potere un'altra capacità di trasferimento tecnologico. Inoltre la biobanca stessa è in un certo senso una risorsa trasferibile ed è trasferibile a due livelli. Trasferibile per quanto riguarda il campione biologico in sé, che può essere trasferito per esempio a un'industria farmaceutica oppure a industrie in campo biotech, ma che è anche trasferibile a livello di modello organizzativo nei confronti di altre istituzioni sia pubbliche che private. E perciò la biobanca viene ad essere al centro un soggetto che deve interfacciarsi con diversi soggetti che vanno da comitati etici ai pazienti, donatori, ai ricercatori, ma anche, come dicevo prima, soggetti esterni come ditte farmaceutiche e ditte biotech. Due parole sulla la biobanca nostra dell'Istituto dei Tumori, che è stata una biobanca che ha ormai 7 anni di vita, è iniziata nel 2002 con la preparazione di 2 importantissimi documenti, un documento di consenso informato che è stato approvato dall'Istituto e da comitati etici indipendenti e la formulazione di linee guida, le cosiddette Standard Operation Procedures, le SOP, linee guida che riguardano il campionamento, la conservazione e la raccolta dei campioni biologici e che sono assolutamente di importanza fondamentale per garantire la qualità dei campioni e quindi anche la qualità della ricerca. La nostra banca è partita inizialmente con uno studio pilota di raccolta di tumori ovarici e mammari dal 2003 al 2005. In questo frangente di tempo sono stati anche sviluppati i criteri per la distribuzione dei campioni alle diverse unità operative per ora del nostro istituto. Nel 2006 è stata attivata la raccolta su tutti i tipi tumorali e quindi non solo più su tumori ovarici e mammari. È stato sviluppato successivamente un grosso database per la gestione dei campioni e attualmente stiamo lavorando sulla tracciabilità dei campioni attraverso un sistema di radiofrequenza. L'etica della ricerca deve essere garantita sia per quanto riguarda, la figura del ricercatore sia per quanto riguarda la figura del paziente. Sotto questo profilo i documenti del consenso informato e i documenti delle linee guida costituiscono veramente una parte importantissima della biobanca. Due parole sul tracciamento mediante radiofrequenza. Praticamente quando viene prelevato il campione di tessuto a livello della sala operatoria viene inserito nel sacchetto che contiene il tessuto un chip di radiofrequenza che seguirà il percorso del campione in tutte le sue fasi e che quindi costituirà un record di quello che è successo al campione, innanzitutto dove si trova e di possibili variazioni di temperatura a cui è stato sottoposto, eccetera, quindi garantirà la qualità del campione. Dal 2006 al 2008 abbiamo raccolto più di 4.000 campioni delle maggiori neoplasie umane e la biobanca dell'Istituto dei Tumori è stata anche esportata all'interno di una rete all'interno della rete oncologica lombarda, che è un gruppo di oncologi che lavora per un'ottimizzazione e una standardizzazione delle risorse per la diagnosi e il trattamento dei tumori in Lombardia. In questo gruppo della ROL l'istituto è stato il soggetto promotore per la raccolta di una serie di campioni di carcinoma del colon insieme all'ospedale San Gerardo di Monza e all'ospedale di Vimercate. Perciò concludendo
la creazione di una biobanca isolata oppure soprattutto all'interno di una rete oncologica regionale consente delle grosse economie legate allo sfruttamento ottimale di risorse comuni ad altri laboratori, sia umani, sia strumentali e sia logistiche. E inoltre risulta altamente competitiva rispetto a providers esterni che sarebbero da remunerare in outsourcing e quindi ha generalmente un costo di conservazione inferiore del 30% rispetto ai providers commerciali. Consente inoltre lo sviluppo accademico di ricerca di immediata potenziale fruibilità sociale e che sono trasferibili all'esterno, come l'industria farmaceutica e il biotech. Inoltre, nella prospettiva di una sempre maggior richiesta di campioni biologici da parte dell'industria farmaceutica e diagnostica, una biobanca in una rete oncologica può, da una parte, mantenere il controllo dei dati, però anche rivendicarne la proprietà intellettuale e contrattare con l'industria la commercializzazione tenendo conto delle esigenze primarie però di natura sociale. E infine un grazie soprattutto a tutti i nostri pazienti e a tutte le persone che nell'ambito dell'istituto hanno permesso la realizzazione della biobanca.